Ciao a tutti ragazzi, sono ND ed eccoci tornati sul mio canale. Sul mio canale con un nuovo gioco che, come leggete dal tutto il propuzio, il propazio, il tropuzio che c'è dietro, che c'ho davanti, che ci avete davanti. Perché dietro? Non lo so, non ci fate caso. È Need for Speed. Finalmente è uscito per PC, perché prima è uscito per Xbox e PlayStation e poi l'hanno fatto uscire per PC. Ora andiamo avanti e cerchiamo di vedere se c'è un'anteprima o un piccolo video di iniziale. Spero, penso di sì, non lo so. Ok, spingo spazio, così andiamo avanti. Ok, da quello che mi ricordo i server IA non è che sono molto belli, Sì, sì, l'accordo di licenza va bene così. Oh, andiamo subito al menu. Bene, questo è il menu. Allora ragazzi, io lo sto guardando insieme a voi. Ancora non ho visto nulla del gioco, neanche su internet sono andato a cercare in giro su cose, cose in giro, perché ho detto voglio fare prima il gioco, appunto, voglio vederlo insieme a tutti voi. Sincronizzazione verticale, puoi anche metterla. Modalità a finestra, no. Qualità texture... Texture Ultra, per favore. Minor Brawl, far come te pare. Questo Ultra, gamma non me ne fotte. O così una magari cabbia o... per le differenze andate a vedere su Wikipedia, raga. Un parpia di roba dove ci sono scritte tutte le differenze tra SSAO e HBAO. Non mi ricordo manco più io. Dettaglio geometrico Ultra. Anche l'anti-aliasing. Le differenze tra FXAA e TAA sono mione. E niente, ok, dovrei applica, vediamo un po'. Ok, questo solo 60, vero? Vabbè, non me ne fotte. Qui dobbiamo toglierci per cuffie. La musica la dobbiamo togliere perché c'ho paura che... porca puttana, vuoi salvare le due modifiche? Sì, ho sbagliato. C'ho paura che sottotitoli, non lo so, mo vediamo se mai li mettiamo. Mostra tachimetro, questi qui sì, grazie. Comandi non me ne fotte, me le farei vedere più avanti. E niente, basta, punto. Basta, bene così. Allora, sfide quotidiane. Il mio Need for Speed, istantanee, che sicuramente saranno... E foto istantanee fatte. Gioca in crew, che ancora non ho sbloccato. Impostazioni, esci dal gioco. Allora, io direi di specifiche per PC e lista di volanti. No, vabbè, non me ne fotte lista volanti perché non ce l'ho. Io andrei direttamente a gioca e mi fai vedere il bene. Perché mi fai vedere il coso dell'Xbox che io non ho? Non ce l'ho. Ho la tastiera, cugino. Ho la tastiera. Ma come il telefono? Perché il telefono? Rispondi al telefono. Attiva evento. Cambia visuale. Motore spento. Motore spento. Nitro. Freno a mano. Invita crew. Freno a mano. Invita crew insieme. Ma da quando? Poi ruota visuale. Scatta istantanea. Premi. Cambio manuale su e giù. Poi app mappa. Ruota visuale con cambio manuale. Ah, ok, perché giustamente se fai una cosa non puoi fare l'altra. Sterzo, salta brano e mantieni, va benissimo. Ah, se tu mantieni verso destra ti salta il brano. Certo, vai a schiantarti contro un palo, però intanto ti ha saltato il brano. Poi rispondi al telefono, rispondi al telefono. Dovresti avere l'auricolare in macchina, altrimenti ti fanno la multa. Almeno in Italia è così. Comunque, sto vedendo che è abbastanza lentino a caricare, Abbastanza lentino. Io ho un 16 giga di RAM e è abbastanza lentino. Mi immagino magari i computer un po' meno potenti ci metteranno 14 ore, forse anche 14 giorni, perché è un po' lentino. È un po' lentino, zio, Che poi quando arriva la fine non è mai carico pronto. Non si sa perché. Motivo? Non si sa. Che cazzo mi porti a fare alla fine? Rimani, che ne so, ancora un pezzetto indietro. Aspetta che carichi, poi come arrivi alla fine te levi. No. E rimane così. Io ne capisco ste cose. Cioè, che cazzo è arrivato a fare alla fine? Così, a buffo. Poi magari parte tutto un botto.
come sempre tutti i Need for Speed facevano così. C'è quello che te sgomma davanti all'improvviso che te pigli un coccolotto a fischio. Ok, perfetto. Bene, come grafica ci siamo, non è male. E se la telecamera balla meno, magari grazie. Cioè, già c'è un mare di testa. Poi mi balla pure la telecamera, ciao. Ok, noi saremo quei tizi lì, penso. Non so, ci sto a capire niente, ma ci capiremo qualche cosa, penso. È stato pazzesco! Vero? Controllo incredibile, bravo! Oh, calma, Grazie. questa non ci voleva. Calma, sono a qualche isolato almeno. Sono in libertà vigilata. Io smammo. Che sono? Idiota. Pompante! Ah, amico, devi venire a dare un'occhiata qui. Ci sono nomi grossi in città. E ti presenterò il mio amico Travis. Ha un sacco di macchine di cui vuole sbarazzarsi. Una passeggiata. È ora di alzare il livello, lo dico per te. Mi chiamo Spike. Allora ci vediamo lì, ok? Bella. Che coatto. Ammazza e coattaggine, raga. Che bello co tutti coatti siamo. Tutti coatti. Preludio. Incontra Spike al club. Club. Cap. Anzi, Gabby. Però io ho detto cap. Ok, noi andiamo in giro con questo cesso qui? Avventura, quindi occhi aperti quando No. arrivi. È un posto difficile da trovare per Ok. scelta. Tieni premuto W, grilletto destro per Scusa, definire, Maurizio, guarda la mappa. per accelerare e mantenere la Siamo velocità. alla. Usa S, grilletto sinistro per definire, per frenare e rallentare. Ok. Ma non voglio quelli. E questo è il problema. Perché in realtà adesso per girare a destra e a sinistra c'ho i tasti delle. C'ho i tastini questi qui. Oh, porca. No, no, non va bene per niente. Non va bene per niente perché per sterzare non ci sto a capire in cacchio. Aspettate, aspettate. Devo riuscire a andare nelle impostazioni. Porco mondo, come ci siamo nelle impostazioni? Voglio tornare nelle impostazioni merdose. Non mi piace sta cosa che sterzo. Allora, praticamente accelerare è W, frenare è S e girare a destra e sinistra sono le frecce destra e sinistra. Non mi piace. Io voglio A e D, che in realtà ti fa girare la visuale solamente e non mi piace per un cazzo. Quindi no, devo invertire le cose, devo invertire le faccende qui perché non mi piace proprio questa cosa. Non ci si capisce in frappo, poi sbaglio qui, devo sterzare. Se voglio sterzare non mi sterza. No, appena se riesco a mobilizzarmi un secondo facciamo sta cosa perché non mi piace. Dobbiamo modificare sta cosa perché non mi piace proprio. Chiesa per correre? Dimostra una prova di derapate. Ok. Vabbè, stai calmo però, non è niente agita. Io neanche faccio il posto. Bello. Un club con le macchine parcheggiate sul lato. Tu parcheggi in mezzo alla strada. Bene. Stupendo. Bellissimo. Sicuramente tutte cozze. Immaginavo tutte cozze. Bella zio. Ghost. Bella zio. Entra, entra, vieni, vieni. Ti volevo presentare Pepe, Mimì e Cocò. Manca solo Cacomucaz. Sta lì impicciato da qualche parte. Vabbè, dai, questa è la presentazione. Ci si può pure sta. Ci si può pure sta. Chi è sto bruttone? Sto cinese è uscito male. Uscito veramente male. Questi che sarò lo so. Tizi brutti. Tizi brutti. Ken Block addirittura. Addirittura Ken Block. Wow. Hanno mischiato Ken Block nell'operazione di Need for Speed. Grazie zio, fratello, eleganza, bene cugino. così. Ci sono persone importanti stasera. Immagino. Vieni, ti porto dai ragazzi, andiamo. Ma guarda un po' che sorpresa! Chi è il bellone? Questo bellone ha appena centrato una derapata da 150 metri tra la I5 e la Turner. Oh, la sbandata più controllata che abbia mai visto. Non è Sei vero, stato non ho fatto grande. niente. Non vedevo Spike
così eccitato da... è sempre così eccitato. È per questo che mi ami. Robin, sarà dura stargli dietro. Fidati piccola, lui ce la fa. Infatti ora lo porto a conoscere Travis e magari spostiamo qualche auto per fare spazio in officina. Andiamo, amico. Bella, zio. Rilassate però, sei troppo troppo agitato per questi miei, eh? Hola, Amy. Questa è Amy. Niente male, eh? Ti amo anch'io, piccola. Va bene. Che spettacolo. Mischia il gioco con la realtà è uno spettacolo, raga. E perché? Dovresti vederlo in azione, che roba, un controllo senza limiti. Bene. Così hai attirato l'attenzione del nostro speed race. Puoi dirlo forte, è un tipo davvero tosto. E questo è un buon periodo per correre. Ci sono talenti di prima scelta in città pronti a fare la storia. Serendipità, fratello. Stelle allineate. Il momento ideale per modificare la tua auto. Qualunque cosa ci sia in quella gabbia toracica, hai l'occasione di dimostrarlo là fuori. Quattro. Portale a sgranchirsi un po'. Forse una di queste bastarde ti prenderà in simpatia. Ok, allora, io opterei per la Subaru. Regà, la Subaru è Subaru. Però c'è anche la Honda Civic, che non è male per un cappio. Io opterei per la... sì, vorrei acquistare quest'auto. Però mi devi far modificare i tastini per la pugna cagna. Benvenuto nel clan. Tutti quei soldi mi stai a dà. Gli stai a dà. Starla a sentire e assicurarti che faccia le fusa come dovrebbe. Ehi, ciao, ti prego, è parcheggiata proprio qui fuori. E Spike, prego. Te lo ripeto, c'è gente che non ha problemi di soldi che mi paga per questo, quindi... Davvero? Quindi è così? Beh, sì, è così. Aspetta. Sì, Staffan, pagherò. Yes. Wow, io mi sento molto meglio. Ti pago, mi lo sai. Mi paga tuo padre, vuoi dire? Piano, questa giacca costa $1,200. Ecco, appunto. No, io l'odio. Non importa se sei il miglior pilota da questa parte della 101. Per quel che la riguarda, non sei nessuno se ti manca il grano. È molto poetico. Ed è anche la pura verità, perciò. Sei pronto a spassartela un po'? Forza, amico. Ci troviamo qui davanti e andiamo a fare un giro. Sì, ma mi devi far modificare i tastini prima. Prima modificare e poi correre. Prima modificare... Poi correre, prima modificare, poi correre, prima modificare, poi correre. Che dici? Non perdere il treno di derapate. Guarda, se è un treno interessante che va in un posto figo, sì. Strano, sì, seguilo. Gli altri ci aspettano, sì. Io vorrei modificare i tastini prima. Vorrei modificare i tastini prima. Porca manda. Nitro disponibile nella versione nel garage. Sì, lo so, non ho il nitro. E vabbè, poi quando lo acquisterò lo fa. Voglio modificare i fottuti tastini. Porco mondo schifoso, porco. Non posso guidare così, non posso. È impossibile, è impossibile. Vorrei modificare i fottuti tastini. Porca merda. Oh, là è un po'. Ho detto che mi devi tamponare in quel modo. Checkpoint. Porca puttana che tramba. Ok, allora, la giocabilità è abbastanza difficile. Devo modificare solo i fottuti tastini. Porca treia. Cielo dolorato. Ok. Amy, lei un po' dai coglioni, su. Devo modificare i tastini. Modificare i tastini. Sopravvissuto a un'altra gara con Spike. Forse ti ho sottovalutato. Sopravvissuto? No, Spike ha dovuto faticare. Oh, scusa.
Non hai faticato, non esatto, ha soltanto perso. Sì, sfotti pure. Non è vero, sono arrivato terzo. Emanuel, porta qui le chiappe. Che cazzo è Emanuel? Pip, bam, boom. Boom. Ciao signore. Beh, niente abbraccio, amico. Dai, avanti. Non vorrei spezzare quel tuo corpicino così esile e fragile. C'ha ragione. Avanti pulcino, dammi il tuo amore. Non farti ingannare dall'aspetto, questa bestia è davvero agile al volante. Mi chiamo Emanuel, ma sono troppe sillabe per questi tonti. No, chiamami Mano. Mano. Bella presa. Mano. Ehi, questo è Fred, Norwegian Ham. Ciao bello, Frederick. Ok, e adesso andiamo a caccia di guai o ce ne stiamo in cerchio a ridere di Spike? Per me è uguale. Parole grosse. Chi ha fame? Ho cenato una volta sola, stasera ho fame. Accidenti, ma come fai? Tu mangi il doppio di lui. Già Robin, continua a mangiare e diventerai un barile. Va bene, furbo. Non gli hai dite ste cose. Ultimo al diner paga per me. No, 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 chi arriva ultimo al diner paga per tutti. No, io devo modificare i tastini. Santa Lucia dei tastini martosi, pisciosi. Ah, voglio modificare i fottuti tastini. I fottuti comandi. I fottuti comandi. Pensione d'evento, ferma un'auto, page su, pulsante destro, dorsale destro, sì vabbè, non ce l'ho il coso. Page giù. Siete degli illusi. Questa. È un tastino merdoso, porco mondo. E i tastini merdosi, porco il mondo. Oh, madonna, i lisci. E guarda se riesco a modificare sti tastini, eh. Ok, oscialla, scialato, scivolallo. Ok, cerchiamo di non fare troppi danni e di andare a modificare i tastini. Si è impallato come una merda. Checkpoint. Ui, sciamanata, scialala. Oh, ho spaccato una lampada. Ho spaccato una lampada, sono stato io, lo so. Sono stato io. Wow. Oh, che cazzo ho fatto? Che ho preso? Che ho colpito? Un muro. Ah, ok. Non prendete niente sopra i $5. È un diner. Tutto costa più di $5. E niente dessert, ok? Non vedo l'ora di andare a caccia di avversari. Aspetto solo informazioni sul posto. Ah, io stavo pensando di tornare al club. Vieni anche tu. Perché? Le strade sono aperte, la notte è giovane. Io stasera corro. No, io voglio tornare all'officina. Perché non vieni con me? Potremmo liberarti uno spazio. Ti tirerà lucido, amico mio. Madonna, che chiappona questa. Ciao, chiappona. Sono geloso di chi rispetta i limiti di velocità. Avete visto Travis oggi? Ah, sì, doveva incontrare qualcuno. Un affare importante. Magnus Walker è qui in città. L'avete visto parlare con Travis al club? Oh, ecco perché Spike ha fretta. Ha un appuntamento. Ed è con il destino, amico mio. Stasera noi corriamo. Così puoi farci vedere cosa sai fare, ok? Ok. Sì, ma io devo modificare i tastini. Come devo dire? In francese? In inglese. Ok, ci sono 5 modi di giocare a ottenere rap Aventura Bay. Mentre guidi, controlla la parte superiore dello schermo per vedere le tue nozioni, combinate speed di visione. Troppo triste. Ottenere rap fa salire il livello rap. Ma va? Non lo sapevo. Che cazzo? Page su. Sono Amy, mi sono dimenticata di dirti che ho sentito uno strano rumore provenire dalla tua auto. Era quella di Spike. Già, forse era Spike. Lascia perdere. Sono al garage, passa quando vuoi. Puoi servirti e fare quello che devi. Ok, ciao amico. Ciao. Ok, aggiornamento mappa. Bene, perfetto. Mi date il menu. Voglio il menu. Porco mondo del cazzo di menu. Incontrare che segui il percorso segnato sulla minimappa. Perfetto. Io vorrei menu. Porco schifoso mondo. Merdoso. E dai, con sti tastini io sbaglio sempre. Sbaglio sempre i fottuti tastini. Oh,
tastini. Voglio il menu. Mi date il fottuto menu. Come ci vado al menu? Raga, io sto spignesca da un quarto d'ora. Non mi va al menu. Sentiamo che cazzo vuole Emi. Caccia, è schifoso. Fottuto menu, fottuto menu. Vabbè. Usa il telefono. Ti aspetta il luogo e controllare. Sì, se leggo. Oh, leggo Guido, raga, porco mondo. Ok. Perfetto. Io voglio. Ok. Basta. Basta, Andrea, basta. Vai a cercare questa cazzo di Emi e vediamo che cacchio vuole. Ok, come tutti in Need for Speed, quanto sembra, è buio. È completamente buio sempre. Quindi ora vediamo se succederà qualcosa più avanti. Oh, porco mondo. Vediamo se succede qualcosa più avanti. Non credo, perché mi pare di aver letto che è tutto buio. Sempre buio. Quindi non penso succederà qualcosa. Quindi staremo a vedere. Staremo a vedere. A vedere. Mi sta salendo il rap o la R. E cazzo di Buddha, io sbaglio sempre i tastini merdosi. Perché mi sta a fa zig zag l'animaccia di tua nonna Watsosa? E mi sta a far distruggere la macchina poi, tra l'altro. E che cazzo. Ok, minimappa. Ok, sì, lo so. Non mi interessa. Zompa pure. Bene. Tempo in volo, un secondo e 20 millesimi di attimi. Eccola. Ho spappolato la vettura. Però intanto ho buttato giù un pezzo di muro. Ma porco mondo. Ok. Mi ha fatto passare in mezzo a cosa? A niente. A niente, al nulla. Bene. Mi fa spaccare i paletti. Mi fa fare tutto ciò che facevo in GTA. Sì, lo so che è page giù e page su. A me non mi interessa page giù e page su. A me mi interessa solo che cambio i fottuti tastini. Ok, fotografo, guarda il kickback, aumenta il tuo rap. Ok, ok ragazzi, sembra un bel gioco. Sembra un bel gioco. Ehi, guarda che ti sento. Scusa. Saluta YouTube. Oh, ciao. Brava. Travis mi ha detto che sai mettere a punto un'auto, perciò benvenuto. Ok. Una sola regola. Usa gli attrezzi che vuoi, tranquillo, ma rimettili a posto quando hai finito. A parte questo, sì, a tua disposizione. Va bene. Oh, ecco la mia ultima ossessione. Vieni. Niente male come riuscito, amico? Sì. A parte questa che non l'hai accesa per niente. Sarà la mia prossima opera d'arte. Me lo sento. Ok. Voglio farla vedere a Nakai-san prima che lui lasci la città. Ok. L'approvazione di un artista come lui darebbe un bel prestigio a questa officina, giusto? Ok, beh, ho finito. E adesso ti sembra brutta. Forse dopo raggiungo Spike. Travis ha spostato le auto, così ora c'è spazio per te. E ti conviene prenderlo prima che rimpiazzi quella con molta altra roba. Ok. È un buon momento per mettere a fuoco le idee, sai? Pensare all'auto. Seguire la tua visione. Wow, parlo proprio come Travis. Ok, è tardi, vado. Divertiti. E ci vediamo in giro, ok? Oh, e... metti gli attrezzi a posto. Grande. Ci vediamo. Ma che cazzo? Ah, fanculo. Ok, la personalizzazione è la cosa bella di Need for Speed. È sempre stato quello. Obiettivo del gioco sbloccato. Bene. Ok, benvenuto nella nuova casa. Il garage è stato... Vabbè, ho vinto, superazione, eh? Compra nuove auto con i soldi vinti, persone all'aspetto delle due auto, aggiornare il performance e creare modifiche, rap, rap, e regolare il tuo stile di guida.
Vuoi uscire al garage? No, non voglio uscire al garage. Ok, telefono, Need for Speed Network. Need for Speed Network. Oh, finalmente le impostazioni di merda. Ok. No, tastiera. Oh, signore. Oh, signore. Che vostro personalizza. X. Ok, acceleratore S, freccia sinistra per andare a sinistra. No. Voglio la A. Santa Lucia. Poi, questa voglio la D, freno a mano, cambio visuale, ruota visuale verso avanti, visuale indietro, ruota visuale, eccolo qui, a sinistra usiamo questo, a destra usiamo questo, bene. Nitro maiuscolo, spegni il motore con la X, marcia su e marcia giù, non mi interessa per ora, però EQ, EQ non è male, non è male, quindi lasciamo lì. Salta brano musicale, non me ne fotte. Con cosa apro la mappa io? Con la O. Perché? Cioè, sta dall'altra parte. Dammi la F. Dammi la F. Datemi la F. Dammi la F, è più facile. F facile. Ok. Adesso chiudi. Perfetto, dovrebbe essere così. Vuoi salvare le tue modifiche? Sì. Perfetto, dovrebbe essere a posto. Gioca da solo, non me ne frega niente. Sottotitoli io li metterei perché non si legge. Ok, non si legge molto la cosa. Ah, stanno sparando i fuochi d'artificio. Se sentite qualche botto di sottofondo. Ok, ultra. Sì, no, ultra. Ultra, ultra. Sta tutto a ultra. Impostazioni privacy. Riconsioni, condividi. Vabbè, non me ne fotte questo. Documenti a posto. Esci dal garage. No, torna al garage. Oh, perfetto. Chi cazzo è? Aspetta, aspetta, aspetta. Chi è? Ehi, yo, come va? Sto girando per Royal Park. Non c'è niente di regale in questo posto, ma va bene così, eh. Chi sono io per criticare? Oltre che il campione. Vieni qui, prima che arrivi la bula. Pace. Vabbè. Performance. Diamo un'occhiata alle performance. Acquista ricambi per la tua auto. Giornale di informazione. Ogni ricambio incide sul modo in cui l'auto risponde a, si comporta. Prima di ogni acquisto controlla le statistiche in alto. Va benissimo, perfetto. Ok, qui abbiamo filtro dell'aria, sistema di raffreddamento, collettore d'aspirazione, sistema di alimentazione, riduzione induzione forzata, impianto elettrico, avviamento, centralina e blocco motore. Io vorrei vedere la centralina, se si può fare qualcosa. Ok, eccolo qui, centralina flash. Vuoi un pezzo da 900? Io ho 4500. Compriamo la centralina. Perfetto, centralina flash, blocco motore. Anche questo è molto importante. Eccolo qui, Levigato Elite Tuning V1. Vuoi 1290? Compriamo il blocco motore. Albero a cam, testata. Queste sono le cose più importanti da fare a inizio proprio. Ok, questo devo sbloccarlo ancora. Questo lo acquistiamo. Sono le cose principali, le cose, i collettori di scarico. Eccoli qui, anche se dobbiamo sbloccarli. Sistema di scarico, ok, ma per ora non mi importa poco. Quello che mi importa adesso è questo. Bene. Impianto. Fondi insufficienti. Ma che bello è. Ma che bello è. 2,27, capacità 6,80. Ok, non ho abbastanza soldi. E quindi andiamo a fare un po' di soldi perché ho bisogno di nitro. Quella è la cosa principale proprio. Questo che cos'è? Il differenziale? Per ora non mi interessa. Pneumatici, freni, freno a mano. Barri antirollio. Anche queste vanno sbloccate. Filtro dell'aria. E questo lo acquisterei. Migliora un po' l'aspirazione. Raffreddamento. Mi aumenta un po' la massima velocità. E ovviamente aumenta un po' i cavalli. Vuoi 5,60, però vorrei aspettare. Collettori di aspirazione. Anche questi mi aumenta di molto la velocità di 2 e i cavalli di 8.
Però devo aspettare Amy. Ok, perfetto. Qui, ok, come preferisci guidare? Usa gli slider della maneggiolezza per regolare l'auto come vuoi. Usa la regolazione fino a se... i motori. Ok, perfetto. Ok, pressione pneumatici non mi interessa, va benissimo così. Ah, qua c'è il coso. No, che annullo tutto il tuning. Ma quale? Ok, pressione pneumatici posteriore, risposta sterzo. Un po' più rapida la vorrei. Questo va bene così. Questo va bene così. Questo va bene così. Latch control va bene così. Differenziale, questi qui ancora non l'ho sbloccati. Trazione pneumatici, che vuol dire? Non lo so, ma lo scopriremo. Cambio manuale, no. Perfetto, tutti i cambiamenti andranno perduti. Vuoi continuare? No. Conferma. Ok, in teoria dovremmo avere una risposta un po' più agevole. Poi, personalizziamo l'aspetto. Sì, lo so che si guadagnano rap, con i rap faccio il rapper. Finestrini. Sfumatura verso il nero, per favore, grazie. Cofano. Subaru. Ok, abbiamo vari cofani che potremmo mettere, quanto pare, anche poco interessanti per ora. Oh, vedi, altezza veicolo, molto basso, per favore. Inclinazione... Ok, questa inclinazione è importante, nel senso, se è anteriore o posteriore. Io opterei più per la posteriore, un po' più vicina alla posteriore. Questa che è? Carreggiata anteriore. Carreggiata posteriore, questa va benissimo così, la curvatura pure. Ok, conferma. Qui che abbiamo splitter. Ah, ok, possiamo modificarci il nostro splitter basso. Wii, questo è carino. Wii, carino. Carino, ma non troppo. Ok, poi che altro abbiamo? Qua, ok, ruote. Non possiamo fare un cazzo con le ruote. Tutti bloccati. Minigonne ancora bloccate. Ruote ovviamente ancora bloccate. E queste sono bloccate. E lo spoiler lo possiamo mettere. Ok, per lo spoiler ovviamente io cercherei uno spoiler che ci faccia correre, no che ci intralci troppo. Eccolo qui. È il suo, è quello della Subaru in realtà. Questi sono troppo... O se no c'è anche questo, lo Sneedworks. Beh, oddio, questo non è male, eh. Non è per niente male questo. Però vediamo, vediamo, vediamo se c'è qualcosa di un po' più... Questo? Massima credibilità per il massimo godimento della meccanica. Voglio essere sicuri che per... Sarà avuto tempo di... Ok. La nostra serie... Semo Carbon apparsa in serie televisive, film, eventi sportivi. Va bene, mai convinto. Mai convinto quando ha detto serie sportive. Ah, qui possiamo modificare questa. E la mettiamo così. Accetta, perfetto. Poi, vabbè, scarico ancora nulla. Qui ancora nulla. Qui ancora nulla. Qua che? Sistema audio. Nessun ricambio disponibile. Abbiamo anche un sistema audio prossimamente in questo, in questi schermi. Ok, perfetto. Quello che potremmo, quello che potevamo modificare lo abbiamo già modificato. Quindi io direi di andare direttamente al... indietro? Perfetto. Vernice e wrap. Ok, vabbè, questo qui è un look esclusivo. Vabbè, me ne frega niente. Vedi auto. Ah, da qua mi ce la fa vedere. Sposta visuale. Oh, porca mondo. Sposta visuale. Ho fatto una gaffa. Ok, no, sembra una bellissima auto. E va bene così, indietro. Ok, chi cazzo è adesso? Salvami. Sto impazzendo. O forse sono già pazza. O sto per diventarlo. Scusa, Vanessa. Devo uscire. Ci vediamo. Non accetto rifiuti. Ti conviene esserci. Ok. Ok. Allora, telefono. Oh, qui ci controlliamo il telefono. Mappe, messaggi e rap. Messaggi. Oh, ehi, io. Ok. Ehi,
non c'è niente di... Ok, oh porco mondo, ho sbagliato. Ok. Telefono con tab. Ok, ok ragazzi, ok. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Penso proprio di sì. La chiudo qui perché sennò non finiamo più. Starei ore, giorni, mesi, secoli e secoli qui con voi, ma. Quindi, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre non vi dico, ricordatevi di iscrivervi, lasciate un commentino, di iscrivervi alla pagina di Google Plus e di Google Play. Sì, buonasera Google Plus e Google Play. Ah, porco mondo. Oh, ma lontana... Ah, ecco. Dicevo io che era troppo vicino. Ok, perfetto, noi ci vediamo in un prossimo video. Come sempre sono di dirvi, ricordatevi di iscrivervi, lasciate un commento, di iscrivervi alla pagina di Google Plus e quella di Facebook. Tutti i link sono, come sempre, in descrizione. E noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti!